Da tempo comitati ed associazioni chiedevano controlli ed ispezioni nei depuratori del territorio. Da tempo si sollecita il pugno duro anche contro gli scarichi illegali nell'Avellinese, così come nel Salernitano. Ieri il sequestro preventivo dell'impianto regionale di depurazione delle acque reflue di Solofra, che fa parte del complesso depurativo dell'Alto Sarno. Il provvedimento, su richiesta della Procura di Avellino, è stato eseguito dai militari del NOE di Salerno. Il tutto dopo i controlli effettuati a seguito delle numerose segnalazioni arrivate dai cittadini che lamentavano emissioni nauseabondi provenienti proprio dall'impianto di depurazione. Gli accertamenti hanno confermato che il gestore dell'impianto non ottemperava le prescrizioni di legge e i valori diffusi dal depuratore superavano la soglia consigliata dall'associazione statunitense che si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dai sopralluoghi sarebbero emerse numerose criticità ed anomalie. In particolare, l'assenza di un idoneo sistema di abbattimento delle esalazioni maleodoranti immesse in atmosfera e l'assenza dell'autorizzazione unica ambientale. Nell'emettere il provvedimento cautelare, però, si è tenuto conto della necessità di assicurare comunque il prosieguo delle attività di depurazione, consentendone la facoltà d'uso con l'onere per la società di gestione di adeguare l'impianto e ottemperare alle relative autorizzazioni di legge previste. Un primo passo, il sequestro preventivo del depuratore di Solofra per molestie olfattive, reato che potrebbe estendersi a tutto il corso del fiume, commenta così Emiddio Ventre, presidente del comitato Novasche. Auspichiamo, aggiunge, che le procure vadano avanti e scendano verso valle. Intanto, ieri controlli anche al depuratore di Costa a Mercato, San Severino.